A Verbuncaudo vi era un uliveto che era in completo stato di abbandono da tantissimi anni. Grazie al sostegno di persone comuni, di bimbi delle scuole, di famiglie, di amici, che hanno versato una quota minima di 50 euro in un anno, hanno adottato un albero di olivo e l'hanno reso parte della propria famiglia. Questo perché? Perché gli hanno dato un nome e hanno avuto la possibilità anche di venire qui a Verbuncaudo a trovarlo. Per esempio abbiamo avuto un caso di due signori tedeschi che abbiamo incontrato alla fiera Stoccarda, che hanno adottato un albero di olivo lì e quest'estate sono stati a Verbuncaudo a conoscere Massimo e Paolo, i loro ulivi, parte della loro famiglia. Per Verbuncaudo e per la cooperativa è stato un passo importante perché ha dato manforte al proprio motto, ossia coltivare comunità e seminare futuro, perché anche in questo caso vi è stato un ritorno del bene confiscato alla mafia, duro lavoro di Giovanni Falcone, alla comunità, in questo caso attraverso l'olio sulle proprie tavole. Abbiamo questo oliveto di 7 ettari di olive secolari che sono state abbandonate per circa 40 anni. Infatti abbiamo trovato delle olive proprio in pessime condizioni, altissime, e abbiamo iniziato una potatura, proprio una decapitazione dell'olivo, dove siamo andati a riformare di nuovo tutta la chioma. Abbiamo iniziato 3 anni fa grazie a un finanziamento di Fondazione Con il Sud. E ora abbiamo iniziato quest'anno di nuovo la potatura, dove stiamo riprendendo di nuovo le olive che abbiamo potato 3 anni fa. Stiamo togliendo tutto il vecchio, dove andiamo a formare di nuovo la chioma e, se tutto va bene, prossimo anno andranno al 100% in produzione. Un oliveto secolare di queste dimensioni, intanto troviamo 1000 alberi di olive secolari. E se vanno tutti in produzione, che è una cosa diciamo difficile, può fare pure circa 10.000 kg di olive, andare a fare pure 10.000 litri d'olio, molto sostanzioso come, sia come investimento ma anche come reddito che può portare alla cooperativa. Ci sarà molto più impiego del personale, aumenterà quindi la manodopera, perché mettendo in produzione 1000 alberi di olive giustamente deve aumentare per forza la manodopera per raccoglierli, anche perché ci sono tantissime varietà di olive che faremo appunto queste sperimentazioni con l'IRVUS, dove andiamo a vedere proprio la varietà delle olive che ci sono all'interno, perché sono tutte olive piantate moltissimi anni fa dal seme, diciamo, quindi sono tutte olive autoctone del posto.